Siamo con Antonio Cilento nel caseificio 3C e mancano pochi giorni al Capodanno. Come viene proposta la mozzarella sulle tavole degli italiani per queste feste? Beh, la mozzarella diciamo che è un prodotto, lo si sa, che piace un pochettino a tutti, quindi sicuramente penso che nessun italiano o pochissimi italiani rinunceranno a questo prodotto sulle loro tavole. Quindi, visto che io sono uno dei produttori, è una bella cosa che ogni italiano possa pensare di mettere la mozzarella. Di solito che ti chiedono anche ricette o qualche curiosità, diciamo, per questi cenoni che si organizzano soprattutto qui nella zona. Sì, è una cosa che ho notato spesso nel nostro punto vendita, che le persone ci chiedono proprio la mozzarella, se può essere servita non solo come al solito il bocconcino, la mozzarella, oppure fatta, che ne so, bocconcini alla panna, la burrata, quindi anche in altre, come dire, in altre forme, in altre salse. Quindi cercano l'originalità e la vengono a cercare anche qui al caseificio 3C, che si sta per chiudere questo 2012. Un resoconto? Bah, per la mozzarella possiamo dire che è ottimo. Speriamo che continui così anche sul 2013. Ecco, appunto, per il 2013 cosa, qualche idea, qualcosa che vuoi portare avanti particolarmente? Ma l'idea è sempre quella di fare un prodotto speciale, un prodotto ottimo e di qualità. E noi abbiamo visto quest'estate come protagonista la sagra della mozzarella a Borgo Centore, nel comune di Cellule, quindi il contatto con la gente, il tuo prodotto che esce anche fuori dal caseificio, lo porti proprio sul territorio? Sì, l'esperienza della sagra è stata bellissima. Abbiamo avuto il riscontro che le persone sono accorse, hanno mangiato la mozzarella, hanno dato consensi, quindi ciò vuol dire che è un prodotto che tira, piace e noi siamo lì in mezzo alla gente a continuare a proporgliela. E noi ti facciamo i migliori auguri per questo 2013.